Il mio compito fondamentalmente vorrebbe essere quello di darvi un'idea un poco di come questo catalogo avere una maggiore conoscenza di un personaggio come Vittorio Trainini. È un catalogo che è stato pensato con un taglio che non è semplicemente soltanto quello di illustrare da un punto di vista critico o biografico questa figura, e questi sono soprattutto i due interventi grossi dei due critici di Lorenzi e di De Leonardis, che hanno più volte frequentato la figura di Vittorio Trainini, quanto piuttosto quella di fare alcuni affondi che servono, a mio parere, a trovare elementi o inediti o poco editi di quella che è stata la lunga attività di questo artista, a partire dalla testimonianza, potremmo dire, dalla viva voce del figlio Gianluigi, fino poi a quella che è un'altra delle, come si può dire, delle grandi e importanti qualità di questo catalogo, che è quella di avere immaginato un percorso che da Brescia si porta nella bassa a illustrare quelli che sono stati i cantieri più rappresentativi dell'attività di Trainini. Questo libro, sì, è un catalogo perché è stato fatto per una mostra, ma lo vedo più proprio come un libro nel quale sono raccolte diverse prospettive con le quali si vede l'attività e la figura di Vittorio Trainini. E quindi, secondo me, questo libro ha proprio la forza di metterci davanti a un artista così ricco anche di sfaccettature, anche così particolare. Ma io, leggendo sia il testo del figlio che poi la trascrizione delle lettere che Vittorio si mandava con la moglie, ho un po' assaporato quello che è il clima di una famiglia dove il papà è l'artista o il marito è l'artista, sta via tanto tempo, però è sempre presente. C'è una bellissima frase del figlio che dice: papà stava via tanti mesi, ma sapeva che aveva lasciato in buone mani la casa a sua moglie, no? E quindi entriamo proprio in casa Trainini a vedere un poco anche dall'altra parte che cosa succede, anche quando si ritirava nel suo studio nella torre, e il lavoro minuto del dipingere a olio, che è quello che noi conosciamo meno fondamentalmente, che invece in questa mostra è molto rappresentato dai tantissimi bozzetti che ci sono, oltre ai grandi cartoni. Perciò possiamo dire che in queste pagine sono ben rappresentati un poco quegli aspetti che ci servono per dare più spessore da un punto di vista umano e da un punto di vista anche dell'attività a quella che è oggettivamente l'attività che vediamo spesso dispiegata sulle pareti di chiese e palazzi, più chiese che palazzi in verità, quando noi incontriamo il nome di Vittorio Trainini. Tutto questo per dirvi i pregi del catalogo. Oltre ai pregi della mostra che io ho anch'io visitato, anche di grande effetto poter vedere questi disegni a grandezza al vero, no? Questi disegni che venivano utilizzati poi per gli affreschi. Cioè immaginarsi quanto doveva essere impegnativo per una campagna decorativa che occupava i mesi estivi, i mesi del caldo, quanto era impegnativo però lo studio nei mesi del freddo, quando bisognava progettare, quando bisognava fare in maniera che quando ritornava il caldo e si andava sui ponteggi tutto fosse pronto. E poi ci mette anche davanti a qualche cosa che è molto particolare nel carattere e nella carriera di Vittorio, e che è questo fatto dell'essere onesto con la sua arte. Più di una volta ricorre in questo catalogo
Proprio questa osservazione, ricordata tante volte dal figlio, il fatto di una onestà con la sua arte che lo porta anche a rinunciare a cose e a commissioni che avrebbero potuto essere altisonanti, soprattutto quelle romane. Perché? Perché più della commissione per Vittorio è importante il modo con il quale lui affronta il suo lavoro e il modo con il quale rende il suo lavoro credibile. Perciò tutto questo ci mette davanti a un personaggio di uno spessore che non è semplicemente quello dell'artista, ma anche dell'uomo. Uomo, anche qui più volte ricordato, che non si è tirato indietro né nell'essere uomo che si è prestato all'attività politica, si è prestato all'attività di formazione, anche addirittura col dare lezioni gratuite la domenica mattina o facendo altre attività che in qualche modo promuovessero non soltanto l'arte, ma anche lo stare insieme, il vivere l'arte, che fosse quella pittorica come anche quella del teatro, che dessero, cioè, alla compagine sociale un sostegno, una forza. E mi è piaciuto rileggere in queste pagine anche queste testimonianze e questi affondi particolari, perché arricchiscono molto l'immagine dell'artista, che secondo me è un'immagine, tra l'altro, estremamente interessante. Io non ho conosciuto personalmente Vittorio Trainini perché avevo 3 anni quando è morto, quindi mi sarebbe stato un po' difficile. Però ho cominciato a conoscerlo abbastanza presto perché, girovagando un po' qua, un po' là, questo nome usciva spesso. E quindi la frequentazione con questo artista è diventata quasi una frequentazione normale, proprio perché per me entrare in una chiesa era quasi incontrarlo, quasi vederlo. E perciò diciamo che l'interesse non è stato semplicemente quello dello storico dell'arte, quanto piuttosto anche del ragazzo interessato a cosa c'è, no? A cosa vede. Certo, poi quando ho cominciato a interessarmi in maniera un po' più da studioso, diciamo così, un po' più da persona informata, mi sono fatto la mia idea. E quello che secondo me è estremamente interessante nella figura di Vittorio Trainini è il suo mettersi davanti all'arte dicendosi decoratore. E questo è ricorrente nelle testimonianze sue, nel dirsi decoratore e quindi non pittore. E la differenza che viene fuori è proprio che mentre il pittore produce delle belle figure, il decoratore ha il compito di creare organismi e di creare degli organismi che abbiano la capacità di inserirsi chiaramente e correttamente all'interno di strutture. Cioè, l'idea che Vittorio Trainini ha della sua arte non è semplicemente quella di fare delle belle cose, ma di riuscire a creare un sistema di integrazione tra l'architettura e la sua decorazione. Quindi, creando un tutto che oggettivamente lo porta ad essere non solo l'ultimo grande decoratore bresciano, ma anche e soprattutto l'ultimo grande artista capace di pensare a un insieme organico nella dimensione della pittura in un ambiente che potremmo dire che può essere una chiesa, può essere un palazzo. Mi viene in mente, lontani da Brescia, il santuario di Lugano, della capacità di costruzione di un sistema di immagini straordinario che va molto al di là del semplice dire ha fatto dei bei dipinti, ha fatto delle belle figure, ha organizzato bene. No, è un sistema organico definito nel quale lui ha rivestito e ricompreso tutta l'architettura.
Ma questo è quello che Vittorio Trainini ha fatto un po' dappertutto, in tutte le chiese. Fausto Lorenzi dice che Vittorio è stato un neo in tutto. È stato neoromanico, neogotico, neobarocco, neorinascimentale. Perché? Perché in lui il compito della decorazione aveva come elemento collante il fatto di entrare in comunicazione con lo spazio che doveva affrontare. E quindi questo spazio che doveva affrontare non è neutro. Vi faccio un esempio che secondo me è l'esempio lampante di quello che è l'approccio suo rispetto a quello di un altro grandissimo che è Gaetano Cresseri. Voi andate nella chiesa di Bagnolo Mella e nel presbiterio trovate l'abside, il catino absidale affrescato da Cresseri e la volta del presbiterio tutta affrescata da Vittorio. C'è una differenza abissale tra i due. Ma per un motivo, e non sto parlando di qualità, non voglio parlare di qualità, parlo semplicemente di modo di intendere. Mentre Cresseri affronta il suo affresco ben inserito all'interno di una cornice e secondo una struttura, che è la struttura del suo affresco, Vittorio prende la volta, prende la cornice e fa in maniera che lo spazio parli col suo affresco. In quel caso, in particolare, la sua fonte di ispirazione non può che essere quella barocca. E lì viene fuori, a tutti gli effetti, uno dei capolavori, una delle cose geniali di Vittorio, perché lì riesce a rompere quella divisione che c'era e che era continuata ad esistere tra lo spazio e la sua decorazione. Lì perde proprio la timidezza. Alla volta c'è una chiesa tutta dipinta da Vittorio, dallo zio, che è dipinta entro il 26 ed è rigorosa, bellissima, con questi santi che escono dalle nicchie, con queste belle medaglie nei volti, tutta. Cioè, poi penso anche ad altre chiese spettacolari come quella di Mura, ce ne sono prima. A Bagnolo, però, quel che viene fuori è proprio questa sfida con lo spazio. Questa sfida con lo spazio che a un certo punto lo costringe a riguardare alla cultura del barocco non soltanto per alcuni elementi stilistici, ma proprio per questo modo di impattare con lo spazio. E da lì viene fuori la grandissima lezione che poi Vittorio continuerà per tutto il resto della sua vita decorativa. E stavo pensando, proprio quando mi organizzavo il pensiero per oggi, mi dicevo, sì, è vero, benissimo tutto questo discorso, ma c'è una cosa che noi oggi difficilmente riusciamo a capire, che invece è stata l'elemento che secondo me è un elemento di grande valore dell'arte di Vittorio. Il fatto che quando Vittorio comincia a dipingere, le chiese bresciane non sono dipinte, o ce ne sono pochissime dipinte. Ce ne sono alcune dipinte nel Settecento, pochine, ce ne sono alcune dipinte nell'Ottocento, eppure non tantissime, ma poi, diciamo, la maggior parte erano chiese bianche, erano rimaste così come erano state realizzate. Con lui e con tutto il sistema di bottega, di stuccatori, di decoratori e con lui come figurista, si crea questo modo di intendere la decorazione della chiesa che è quella che noi abbiamo nel bresciano. Noi non ci rendiamo conto che prima non c'era e adesso c'è. Prima avevamo nell'Ottocento qualcosa, che so io, di Guadagnini, qualche cosa di Teosa. Nel Settecento avevamo alcune cose bellissime di Monti, avevamo le cose straordinarie di Carloni. Però tutto molto limitato, sì, poi andiamo nelle valli, c'erano i quaglio e tutto il resto, cioè non è che erano tutte bianche. Però l'idea
di una costruzione integrata con la sua decorazione, così come la vediamo passando le chiese del Bresciano, c'è soltanto all'indomani dell'attività di Vittorio Trainini. E all'indomani di questa grande campagna decorativa, l'idea e l'immagine che noi abbiamo dello spazio dipinto, soprattutto nel sacro, è completamente nuova ed è completamente riletta alla luce di questa esperienza, che è la sua esperienza, e che prende non tanto e soltanto dall'uno o dall'altro spunto, ma prende sempre più corpo dall'esigenza di riuscire a dare a ogni luogo nel quale affronta il rapporto architettura e decorazione una risposta che sia una risposta plausibile. Chiudo dicendo, voi non troverete mai nell'esperienza di Vittorio Trainini una chiesa che sia settecentesca o costruita alla maniera settecentesca con affreschi che siano neopaleocristiani o neogotici o neoromanici. C'è una continuità di pensiero, una continuità di immaginazione che è strettissima e fortissima proprio per questo motivo, perché la missione è quella di riuscire a dare un tutto coerente e straordinariamente forte a una pittura che è una pittura fontale, veloce, quasi spontanea. Spontanea non c'è niente in un grande artista, ma sembra quasi spontanea, ma che alla fine restituisce una forza che è la forza di una coerenza formale, che è soprattutto una coerenza mentale e una coerenza personale.